Salve a tutti, sono Brian Fari e benvenuti in questo nuovo video. Ci apprestiamo a leggere l'intervista che Nomura ha rilasciato per Young Jump, pubblicata nel numero 42, in occasione del 45esimo anniversario della rivista. Era già stata annunciata precedentemente e all'interno dell'intervista parla principalmente di Final Fantasy VII Rebirth, ma anche di qualcosa legato a Kingdom Hearts. Mi appresto quindi a leggere l'intera intervista tradotta domanda per domanda. Iniziamo. Per una maggiore scorrevolezza non metterò quando inizia a parlare l'intervistatore e quando Nomura, ma quando parla Nomura metto la sua faccia a schermo, così si capisce. Final Fantasy VII Rebirth, il tanto atteso secondo capitolo della trilogia Final Fantasy VII Remake Project, è finalmente uscito quest'anno. Che tipo di obiettivi speravi di raggiungere con questo ultimo titolo? L'obiettivo generale della trilogia Remake, e quindi non solo di Rebirth, era quello di correggere e unificare le distorsioni nella percezione delle persone. La normale formula di un remake è quella di mantenere inalterati i sistemi di gioco e la storia, migliorando al contempo la grafica. Tuttavia, sono passati più di 20 anni dall'uscita del gioco originale, e il semplice miglioramento della grafica non creerebbe qualcosa che soddisfi gli standard moderni. Credo inoltre che i ricordi dei giocatori siano stati pesantemente alterati dalla nostalgia. Non credo che ci siano molte persone che hanno rigiocato costantemente a Final Fantasy VII negli ultimi 20 anni, quindi i ricordi di ogni giocatore si sono lentamente e costantemente allontanati nel tempo. Inoltre, dato che Final Fantasy VII ha avuto diversi spin-off, alcune scene sono cambiate rispetto a come erano nell'originale. A causa del tempo trascorso e dell'esistenza di questi spin-off, si è verificata una sottile distorsione della percezione nei ricordi dei giocatori. Quando qualcuno rigioca il gioco, potrebbe pensare, aspetta, è così che si svolgeva la scena? Ma io la ricordo in modo diverso. Anch'io sono consapevole di questo, ma in particolare Nojima, che si occupa della sceneggiatura, era preoccupato di questa distorsione della percezione, quindi vogliamo davvero riunire tutto in un unico elemento. Ho sicuramente percepito questa distorsione delle percezioni con gli spin-off, ma come viene rappresentata questa distorsione nel gioco stesso? Attenzione, spoiler fine Rebirth. C'è una scena, verso la fine del gioco, in cui Sephiroth è in questo spazio bianco e Cloud vola con lui, e si vedono diverse visioni. Tra queste deve esserci sicuramente il mondo di Final Fantasy VII nel cuore di ogni giocatore, e sebbene siano tutte Final Fantasy VII, ognuna di esse è leggermente diversa. In un certo senso è come se esistessero linee mondiali alternative. Abbiamo chiarito bene le differenze. Per esempio, nel mondo A un certo personaggio è vivo, mentre nel mondo B no. Ma ogni persona ha un modo diverso di interpretare le cose e i loro ricordi vengono gradualmente riscritti nel tempo, oltre alle discrepanze introdotte dagli spin-off. Anche in questo titolo abbiamo permesso ai giocatori di sperimentare diversi layer del mondo e le visioni che vedete vogliono esprimere quest'idea. Con Rebirth abbiamo l'arrivo della world map. Siete riusciti a realizzare ciò che avevate in mente? Sì, e questo grazie al duro lavoro di tutto il personale coinvolto. Credo che siamo riusciti a presentare una versione della mappa del mondo di Final Fantasy VII che tutti, noi compresi, potevano solo sognare. Abbiamo anche un sacco di minigiochi e contenuti legati all'esplorazione. Questo anche per motivare i giocatori a esplorare ogni angolo dell'enorme world map? Esatto, senza obiettivi non ci sarebbe stato alcun incentivo a esplorare ogni angolo e i giocatori avrebbero finito per vagare senza meta nel mondo aperto. E questo avrebbe vanificato l'intero scopo di avere una world map così grande. Per questo abbiamo inserito ogni tipo di contenuto così che l'esplorazione possa portare a scoperte e ricompense. Nei manga è piuttosto raro che il protagonista sia un ragazzo bello e affascinante, ma nei progetti in cui sei coinvolto troviamo ogni tipo di personaggio stiloso e attraente. Ci sono cose che tieni a mente quando disegni i personaggi principali? I personaggi di solito non sono belli nei manga. Per esempio, Naruto e Rufy non vengono trattati come personaggi belli e fighi nelle loro storie. Capisco, il motivo per cui mi piace rendere i protagonisti di bell'aspetto deriva da un'esperienza che ho avuto al liceo. Un mio compagno di classe stava giocando a un gioco il cui protagonista non era particolarmente bello o attraente. Ricordo che il mio amico disse: «Perché devo essere brutto anche quando gioco?» Questo commento mi ha lasciato una forte impressione. Sulla base di quell'esperienza mi sono reso conto che le persone hanno il desiderio di essere belle e fighe nei giochi, e quindi è così che mi sono avvicinato al design dei protagonisti. Quindi la tua esperienza personale si riflette nel tuo lavoro. In Rebirth, quando la storia è iniziata a raggiungere il suo apice, mi sono reso conto ancora una volta di quanto sia affascinante il personaggio di Sephiroth, il cattivo. A quali aspetti presti attenzione nel progettare e concepire i cattivi? Per come la vedo io, non bisogna essere troppo avventurosi con il protagonista, in termini di design e storia. Se il personaggio fa qualcosa di troppo strano, risulterà troppo edgy e i giocatori non saranno in grado di empatizzare con lui. A me personalmente piacciono molto i personaggi con personalità forti e stravaganti,
Quindi mi prendo quei rischi, che non sento di poter correre con i protagonisti, verso i cattivi, e quindi dirigo su di loro la creatività. Hai un cattivo preferito? Credo che Sephiroth sia il più amato, ma d'altronde anche lui è un bel ragazzo. Ah, e mi piace anche l'organizzazione 13. Senza le loro personalità uniche, non credo che i loro design sarebbero così caratteristici. Quello che mi piace di loro è il modo in cui i loro tratti caratteriali prendono vita attraverso una combinazione di personalità interiore e aspetto esteriore. Hanno anche delle personalità molto affascinanti, non è vero? Tra tutti i membri dell'organizzazione 13, chi è il tuo preferito? Devono essere Xigbar e Luxord. Mi piacciono molto questi due. Ah, giusto, quel personaggio misterioso che lavora dietro le quinte. In Rebirth, con tutti i membri del party del gioco finalmente insieme, le interazioni tra loro sembrano un'attrazione importante. Secondo te, perché i personaggi di Final Fantasy VII sono così popolari? Ho già detto che sento di poter correre dei rischi creativi solo con i cattivi, ma poiché Final Fantasy VII è stato il primo progetto a cui ho lavorato in cui mi sono occupato a fondo del design dei personaggi, non solo dell'aspetto, ma anche della loro personalità, ho finito per rendere molto eccentrico anche il cast giocabile. All'epoca ero ancora giovane e non avevo una buona padronanza delle convenzioni consolidate, quindi mi sono limitato a creare personaggi con una forte personalità. A pensarci bene, Final Fantasy VII ha un cast di personaggi giocabili piuttosto strano, non è vero? È vero. E anche le loro silhouette sono tutte molto distinte. Credo che questo faccia parte del suo fascino. Per esempio, Re XIII ha quattro zampe, ma se ci pensate, il modo in cui quel personaggio viene gestito nel gioco deve essere diverso da quello di tutti gli altri, quindi di solito non si inserisce un personaggio a quattro zampe nel party. E poi ci sono Cat Sith e il suo Fat Moogle, che sono due personaggi in uno. Ci sono molte decisioni di questo tipo che ho preso per l'imprudenza della gioventù. Aerith e Tifa sono una sorta di doppie eroine, giusto? Ma come sono nate esattamente? Non credo di averne mai parlato prima. Aerith è stata creata per prima, ma la sua personalità era in realtà vicina a quella di Tifa. Tuttavia, non ho voluto seguire la solita formula fino a quel momento, e ho deciso quindi di puntare su una doppia eroina. A quel punto ho diviso la personalità di Aerith e così è nato il personaggio di Tifa. E poiché Aerith ha un destino gravoso che si porta dietro nel corso della storia, ho sviluppato la sua personalità interiore per enfatizzare questo aspetto. È un bello scoop, come hai deciso di disegnarle? Ho immaginato Aerith come un personaggio più colorato, adatto al ruolo di eroina. Dato che Cloud ha un lato piuttosto scuro, sia in termini di personalità interiore che di aspetto esteriore, e dato che Barret è piuttosto severo, ho usato il rosso per il suo abbigliamento e ho scelto un colore di capelli più acceso per aggiungere un tocco di vivacità. Inoltre, all'epoca, con i giochi basati sui poligoni, non potevamo renderizzare texture fluide o rappresentare i capelli dettagliati, e per questo ho deciso di legarli. Ecco cosa succedeva dietro le quinte. E non potevo legare i capelli di Tifa allo stesso modo, quindi li ho fatti lunghi, il che si è rivelato più difficile da animare. Tuttavia, alla parte finale dei capelli legata. Anche questo è stato fatto per rendere più facile la gestione del movimento. Quali sono, secondo te, i punti di forza e le peculiarità del design dei tuoi personaggi? Ad essere sincero, non lo so. So che ci sono molte persone che disegnano in modo da imitare il modo di disegnare di personaggi famosi, ma fino a poco tempo fa non avevo mai visto persone disegnare le cose nel modo in cui le faccio io. Anche quando disegno io stesso, mi sembra che sarebbe difficile rifarlo allo stesso modo se mi venisse chiesto. Ma presto molta attenzione alla logica che mi spinge a usare certi colori e a modellare le cose nel modo in cui le faccio. Così, quando controllo i progetti disegnati da altri, mi capita di chiedermi perché hanno modellato questa parte in questo modo e così via. Probabilmente non si tratta di qualcosa di particolare per molte altre persone, ma queste specificità del disegno diventano parte della personalità del personaggio e, in ultima analisi, credo che facciano parte del gioco e della sua storia. Credo che i miei disegni siano così come sono, grazie al lavoro di cui fanno parte. Quando disegni gli abiti, tieni conto di come si indossano e si tolgono? È certamente qualcosa a cui penso, ma probabilmente non è evidente solo guardandoli. Quando il cosplay stava iniziando a diventare una cosa seria, mi capitava di disegnare qualcosa e pensare. Probabilmente non sarà facile da realizzare come cosplay, ma poi con mia grande sorpresa la gente lo realizzava davvero. Con l'aumento dei social media e le maggiori opportunità di ascoltare le impressioni e le interpretazioni dei giocatori, fino a che punto pensi che i creatori dovrebbero riflettere le opinioni dei giocatori nelle loro storie? La prospettiva dei giocatori è molto interessante e spesso mi fanno notare delle cose, quindi gli do molta attenzione. Non credo sia però necessario riflettere le loro opinioni. Se c'è qualcosa che deve essere fatto, si realizza. Tuttavia, se la storia va nella direzione completamente opposta a quella desiderata, e i personaggi più popolari dovessero soffrire un destino terribile, non credo che questo sia positivo per lo stato emotivo dei giocatori. Detto ciò, non penso sia giusto dire questo è quello che voglio o sì, capisco. Il punto è che dovremmo pensare ad una sceneggiatura con una chiara intenzione in mente, piuttosto che limitarci a soddisfare le opinioni dei giocatori. Per quanto riguarda Aerith, nella terza parte del progetto remake, non posso ancora dire nulla. E ora, parte su Kingdom Hearts. Molte delle tue opere hanno setting complessi. Come riesci a mettere tutto insieme sul posto di lavoro? Onestamente, credo che nemmeno loro capiscano tutto perfettamente. Quando lo staff, oltre me,
spiega il setting ai personaggi e doppiatori durante la registrazione in fase di doppiaggio, a volte mi chiedono di confermare se va bene fare così, e ci sono volte in cui devo dire no, non va bene. Ma non c'è modo di evitarlo, perché sono l'unico che capisce le parti di personaggi che non sono stati ancora disegnati, e quindi sono l'unico che può pensare alla storia complessa in tutte le diverse direzioni che potrebbe prendere. D'altra parte, incoraggio anche attivamente lo staff a farmi domande e a indicarmi le cose. C'è qualcosa come un libro di riferimento per il setting? Ho alcune cose che scrivo personalmente per non dimenticarmele. Compresi i periodi non rappresentati, annoto i passi di persone importanti e gli sviluppi futuri. Quindi non condivide queste informazioni? No, le tengo per me. Tuttavia mi assicuro che lo staff sappia ciò che deve sapere scrivendo le spiegazioni sul setting tutte insieme nel mezzo della sceneggiatura. Nella serie di Kingdom Hearts ci sono molti elementi di foreshadowing che abbiamo durante il corso di tutta la serie. Come fa a tenerne traccia? Come ho già detto in precedenza, scrivo molto nei miei appunti, ma mi assicuro anche che lo staff se ne ricordi. E mi piace guardare i video, quindi guardo playthrough e le recensioni su YouTube. In pratica, più che guardare i miei appunti, mi assicuro che lo staff si ricordi cosa è successo nei titoli passati. Guardi anche video di analisi. Ci sono volte che pensi, ha indovinato, quindi lo cambierò, oppure non ha capito niente. Li guardo perché penso che siano davvero interessanti. Invece, spesso penso, non è così complicato come pensavo lo fosse. Spesso sono davvero colpito dal modo in cui guardano queste cose. Tuttavia, ad esempio, alcuni sottolineano il collegamento con la serie Final Fantasy, ma entrambi hanno sceneggiatori diversi e, per quanto io sia coinvolto in entrambi, non c'è alcun collegamento con gli altri titoli. Non credo che all'epoca del primo gioco la serie Kingdom Hearts fosse destinata a svilupparsi come oggi. Con l'avanzare della serie, il numero di setting e personaggi è aumentato e diventa sempre più difficile rendere la storia coerente. Improvvisi sempre queste cose? Ho sempre voluto andare in questa direzione fin dal primo gioco. Come ho detto prima, prendo appunti su come si svilupperanno le cose. Se qualcosa non va bene, improvviso sul momento. Certo, all'epoca del primo, nel 2002, non avevo ancora definito tutti i dettagli, ma penso collettivamente fino al prossimo gioco o giù di lì, e poi decido la direzione da prendere. Così, mentre stavamo realizzando Kingdom Hearts 3, abbiamo naturalmente incluso il 4 e stavamo lavorando all'intero progetto con questo obiettivo in mente. È prevista l'uscita su dispositivi mobile di Kingdom Hearts Missing Link per quest'anno. Temi che, sviluppando storie importanti per app e console portatili, ti possa ritrovare con un numero maggiore di giocatori che non riesce a seguire la storia? Onestamente sì, è per questo che stiamo sviluppando una storia che si svolge in un arco temporale molto precedente a quello di Kingdom Hearts su console. Tuttavia, come dicono tutti, Kingdom Hearts 4 in realtà è più simile a Kingdom Hearts 13, perché ci sono ovviamente connessioni anche con i titoli non numerati, e credo che questo permetterà alle persone di godere della serie ancora più in profondità. Tuttavia, questa volta sia Missing Link che Kingdom Hearts 4 sono stati creati con un'attenzione maggiore per essere nuovi titoli piuttosto che sequel. Per esempio, come nuovo esperimento, abbiamo fatto partecipare alla stesura della sceneggiatura personale che non era mai stato coinvolto nella serie di Kingdom Hearts. Naturalmente, alla fine lo modificherò, ma non penso che sarà un lavoro necessario, visto che questa nuova base sta venendo creata da persone mai coinvolte nella serie. Dopotutto, Missing Link è descritto come una storia che racconta di un periodo vuoto, Kuhaku no Rekishi, quindi si basa anche sulla premessa che ci sono cose mancanti. Se ne siete a conoscenza, potrete goderne più a fondo. Proprio come è difficile recuperare una serie manga di lunga durata dal primo titolo, la serie di Kingdom Hearts ha così tanti titoli che sembra avere lo stesso problema. Cosa pensi dei nuovi fan che potrebbero provare a giocare questa serie? È quello che vorrei sapere. Come ho detto prima, penso a Missing Link e Kingdom Hearts 4 come una sorta di reset. Mi sentivo come se avessi finito con Kingdom Hearts 3 e volessi ricominciare da capo, quindi ho coinvolto nuovi autori e ho anche cambiato il logo per rendere più facile il coinvolgimento di nuove persone. Ah, ecco il motivo del cambio del logo. Se ricordate il finale di Kingdom Hearts 3, capirete che Sora finisce così perché in un certo senso resetta la storia, quindi Kingdom Hearts 4 dovrebbe essere più facile da affrontare rispetto al passato. Penso che se vi piace la serie, vi sentirete di dire è così, ma spero anche che venga giocato dal maggior numero possibile di nuovi giocatori. In una precedente intervista hai detto che in Kingdom Hearts 4 si trascorrerà molto tempo a Quadratum, un luogo simile a Shibuya. Qual era la tua intenzione nel portare un'ambientazione più realistica in un'opera che era un mondo completamente fantasy? Ci sono diverse ragioni, ma mi piace una visione del mondo che sia sottilmente lontana dalla realtà che potrebbe essere, piuttosto che essere troppo falsa. È lo stesso con i film, se il mondo è troppo basato sul nulla non riesco a immedesimarmi. Quindi mi sembra di sognare un palcoscenico che ha sede a Shibuya, ma che non è la vera Shibuya. Piuttosto che una fantasia totale, mi sento più a mio agio in una fantasia che è irreale nella realtà. Nei manga, per esempio, Tokyo è l'ambientazione di Tokyo Ghoul e Shibuya è l'ambientazione di Jujutsu Kaisen. Può darsi che a molti lettori di manga e giocatori di videogiochi piaccia una fantasia più vicina alla realtà. Forse è così. Penso che sia più facile essere coinvolti emotivamente. Inoltre ho pensato che sarebbe stato bello se ci fossero state molte persone che hanno realizzato opere high fantasy medievali senza di me per molto tempo. Nel 2007 ho pubblicato The World Ends With You, ambientato a Shibuya,
e di recente ci sono state molte altre opere ambientate sempre a Shibuya. Tutti sono venuti a Shibuya. Ho l'impressione che ci siano sempre più opere ambientate in questo tipo di realtà, in Giappone. All'inizio di Kingdom Hearts c'è un monologo che dice: ultimamente ho avuto questi strani pensieri. Tutto questo è reale o no? Cosa significa? Il nome quadrato non esisteva all'epoca, ma l'idea c'era. Mi sono preparato a lungo per il giorno in cui sarei arrivato a questo punto. Quindi c'è stato un foreshadowing che ha richiesto 20 anni? Ultima domanda. Vedi un futuro in cui la serie di Kingdom Hearts sarà completata? Parlando di roba concreta, mi restano solo pochi anni prima di andare in pensione. La domanda è, prima andrò in pensione o finirò la serie? Comunque, sto realizzando Kingdom Hearts 4 con l'intenzione di realizzare una storia che sta giungendo alla conclusione. Grazie mille per la preziosa chiacchierata. Bene, questa è l'intervista che Young Jump ha realizzato a Nomura. Fatemi sapere al solito quello che ne pensate. Io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo al prossimo video!